L'anteprima del nostro telegiornale, questa sera si chiude il cerchio di un anno di coronavirus, perché il 3 marzo dello scorso anno veniva accertato il primo caso di positività sull'isola d'Ischia, quello del turista bergamasco, classe 1943, però sono anche altri i temi di questo telegiornale, come quello che sta accadendo nella politica del comune di Ischia, con il sindaco che ha cercato di allargare il fronte della maggioranza. Sentiremo anche le sue parole rilasciate all'interno della rubrica Primo Piano di oggi. Poi parliamo ancora della situazione dell'alveo di Larita a Casamicciola con il sindaco Arnaldo Ferrandino, la pagina dedicata ai numeri del Covid, anche un'importante intervista al sindaco di Sorrento, dove ieri sono stati organizzati gli stati generali del turismo. Parleremo con lui proprio di questo, ma di questo e tanto altro parleremo dopo la pubblicità. Grandi saldi per grandi marche. Cogli le grandi offerte di Arpel. Da sempre punto di riferimento per ischitani e turisti. Le migliori marche a prezzi mai visti prima. Sconti fino al 70% per prodotti firmati Alviero Martini Prima Classe, Gabs, Gattinoni, Mazzini, Biasia Francesco e tanti altri. Arpel è borse, portafogli, cinture, accessori, articoli viaggio ed anche abbigliamento di Alessandro Legora. Questo è il momento di acquistare. Ad Ischia, in Corso Vittoria Colonna. Arpel. Grandi saldi per grandi marche. Il centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine si è rinnovato. Nuove e moderne strumentazioni e studi più accoglienti e riorganizzati. Per la salute dei nostri pazienti, ecco la nuova MOC Primus per l'osteoporosi e la nuova TAC Siemens Somaton. Ecorad ti offre strumentazione di ultima generazione, dagli altissimi standard tecnologici, con riduzione delle dosi di radiazioni. Il centro Ecorad è inoltre specializzato per diagnosi approfondite per encefalo, colonna vertebrale, strutture osteoarticolari, mammografia. Ecorad è in Rione Genara 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, medicina di ultima generazione per la salute degli isolani. Ischia, il mare, le terme, la natura. Ad Ischia, nel centro, a due passi dal porto e dal mare, l'hotel Re Ferdinando 4 Stelle Leisure ti offre un ampio parco, 5 piscine, 2000 metri quadrati di centro benessere, ben 4 ampie sale ristorante con tavoli ben distanziati, e poi palestra e tanto altro ancora. Cogli le nostre offerte, scoprile sul sito web hotelreferdinandoischia.it oppure telefona al numero 081 507 0111 e da oggi caparra zero e cancellazione gratuita della prenotazione fino a 7 giorni prima dell'arrivo. Ci siamo attrezzati per garantirti una vacanza in piena sicurezza. L'isola più bella, le 4 stelle più prestigiose, per una vacanza davvero speciale. Re Ferdinando, stupirvi è la cosa che ci riesce meglio. L'antica arte della ceramica, tramandata da generazione in generazione, giunge fino a noi. Keramos, maestri della creta e professionisti della decorazione, realizzano prodotti unici nel rispetto delle antiche tradizioni. Realizzazioni personalizzate e su ordinazione. Dopo il terremoto del 21 agosto, da Casamicciola ci siamo trasferiti a Forio. La passione per l'arte. Keramos, la ceramica di Ischia. Una lunga storia senza fine. Coronavirus, un anno fa il primo caso isolano, era il 3 marzo 2020, quando al Cotugno veniva accertata la positività del turista bergamasco classe 43. Ischia, parte l'operazione Larghe Intese. Il sindaco Enzo Ferrandino ha lanciato via web non solo un invito ad allargare il fronte dell'amministrazione comunale, ai nostri microfoni ha detto: siamo appena all'inizio.
Casamicciola, all'Alveolarita il colpo di grazia dal terremoto, così l'ex primo cittadino Arnaldo Ferrandino, che però aggiunge: è un falso problema. Turismo, contenere l'emergenza per rilanciare il settore. Questa è l'opinione di Massimo Coppola, sindaco di Sorrento, a margine degli Stati Generali di ieri. Buonasera e ben ritrovati con l'appuntamento con le notizie della sera qui a Tele Ischia. Novità politiche nel comune di Ischia: si allarga la maggioranza che sostiene l'amministrazione guidata dal sindaco Enzo Ferrandino, che proprio ieri aveva lanciato un appello all'unità delle coscienze e al senso di responsabilità di chi fa politica per rilanciare l'isola. Scriviamo il futuro del nostro paese, c'è bisogno del contributo di tutti, mettendo da parte il colore e gli interessi politici e mettendo al centro l'amore per il nostro paese, ha precisato Enzo Ferrandino. Avrebbero, secondo i ben informati, già trovato un'intesa i due principali avversari di un tempo non troppo remoto, il sindaco attuale Enzo Ferrandino e l'altro candidato sindaco Gianluca Trani. Il tutto dopo che già altri, leggi Mazzella e Sorrentino, già si erano accomodati tra i banchi della maggioranza. E quindi il patto politico e sociale, motivato dalle emergenze attuali legate alle pandemie, sarà siglato, secondo quanto si apprende, tra Gianluca Trani, Giustina Mattera e Ciro Cenatiempo e la maggioranza di Enzo Ferrandino. Aleggia anche il cambiamento di alcuni ruoli. Gianluca Trani, un passato da presidente del Consiglio Comunale, entrerebbe in giunta dimettendosi da consigliere. Al suo posto, per effetto dello scorrimento, entrerebbe nel civico consesso Ciro Ferrandino, lasciando il posto di assessore al collega Trani. Così facendo, resterebbero relegati al ruolo di oppositori il presidente attuale del Consiglio Comunale Ottorino Mattera e Maurizio De Luise. Il mio è stato un appello lanciato appena 24 ore fa, così il sindaco Enzo Ferrandino è intervenuto in diretta nel pomeriggio a Tele Ischia. Si stanno generando i primi cerchi concentrici, vedremo chi risponderà, continua il sindaco, dribblando sui nomi e sui presunti incarichi. È ancora presto, ma la scommessa è grande. Bisogna disegnare il futuro del nostro territorio sulla base anche dei fondi del Recovery Fund, un'occasione che non si ripeterà. Ma ascoltiamo la voce del sindaco. Oggi la politica, grazie ai canali social che vengono utilizzati, che in qualche maniera ha avvicinato il cittadino alle istituzioni, all'uomo delle istituzioni. Ieri mi sono sentito di lanciare questo appello. Noi stiamo vivendo una fase che è unica nella nostra vita, nella nostra generazione, ma penso anche nella generazione dei nostri genitori. È giusto che tutti coloro che si cimentano con la politica dal punto di vista locale, al netto della divisione dei colori, della casacca, al netto delle idee, al netto a volte di posizioni preconcette, asti. Contrapposizioni forti. Che esatto. Abbiamo assistito ad una campagna elettorale. Esatto. Al netto di queste cose, trovino il momento per fare sintesi. E quindi lavorare per lasciare un segno tangibile. Chiunque fa politica lo fa, o lo dovrebbe fare, con l'intento di lasciare un segno positivo nell'ambito della propria comunità che è chiamato a governare. E proprio per perseguire questa finalità in un momento che non avrà altre ripetizioni, è giusto che chi fa la politica si possa un attimo fermare, possa uscire un attimo dalla centrifuga che quotidianamente ci coinvolge e con onestà si possa guardare negli occhi, nel fondo degli occhi, fino ad arrivare alla coscienza e dire insieme che tipo di ragionamento comune si può svolgere nell'interesse della nostra comunità. Oggi siamo a questa, diciamo, in questa situazione. Ieri abbiamo lanciato una pietra nello stagno. Adesso si stanno generando i cerchi concentrici, no? come sappiamo che succede quando si butta una pietra nello stagno. E vediamo alla fine di questa valutazione cosa eventualmente riusciamo a delineare. Stai rallentando sulle indiscrezioni che sono emerse, che noi abbiamo anche riportato, facendo anche dei nomi e degli incarichi che sarebbero già stati attribuiti. Diciamo, cosa c'è di vero in tutto questo? Prima che io faccia i nomi. Ma al netto dei nomi che sono circolati, io penso che la prima fase, e noi oggi stiamo a meno di 24 ore dal lancio della pietra nello stagno.
Il terremoto del 2017 ha dato il colpo di grazia all'Alveo Larita, lo sostiene il consigliere comunale di Casa Micciola Terme, Arnaldo Ferrandino. Focalizzare ora l'attenzione sull'alveo è un falso problema, ma sentiamo. L'alveo è stato realizzato subito dopo l'alluvione del 1910, perché noi non ci facciamo mancare nulla. E se ripercorriamo l'alveo fin dalle origini, cioè dove inizia la costruzione, esistono delle briglie, cioè delle, non so tecnicamente come descriverle, dei salti che fa l'alveo, quindi con delle costruzioni fatte nel 1910 che stanno tutte là, si sono mantenute in modo perfetto, parlo però della montagna più alta, su, più su. Logicamente la montagna non viene più curata e quindi anche i castagni vanno a finire, quando diventano vecchi vanno a finire nell'alveo e quindi tendono ad ostruirlo, poi è tutta roba che prima o poi arriverà a valle. E su quest'alveo le Terme Larita sorgono da prima che venisse costruito l'alveo, perché mi immagino che siano da dopo il terremoto del 1883, perché lì c'era poi la sorgente dell'acqua termale. E per quasi un secolo ha sempre funzionato egregiamente. Ora le terme erano chiuse e dismesse da un bel po', da prima del terremoto, di questo ultimo. Le terme erano quasi tutte chiuse da prima del terremoto, ma ce n'era ancora qualcuna che funzionava. Il terremoto gli ha dato il colpo di grazia. Però quello che è successo in questi giorni, poi alla fine penso che era una cosa abbastanza prevedibile, perché il terremoto è evidente, no? Comunque ha scosso il territorio e quindi le strutture che hanno subito maggiori danni erano quelle che o si trovavano in un'area particolarmente vulnerabile, oppure perché le strutture stesse erano vulnerabili, oppure perché le strutture erano vulnerabili e si trovavano su un'area vulnerabile. Focalizzare l'attenzione sull'alveo della Rita è un falso problema, perché è tutto il territorio di Casamicciola, buona parte del territorio di Alcamino e secondo me buona parte dell'isola d'Ischia, perché noi comunque le nostre comunità sono ai piedi di un monte, hanno problemi seri, per non dire gravi, di rischio idrogeologico. Avevamo avuto un'opportunità con il terremoto, al netto chiaramente delle tragedie, avevamo avuto un'opportunità per riqualificare il nostro territorio. Abbiamo scelto la strada più semplice, quella di lasciar perdere. E parliamo ora di coronavirus, lo ricordavamo anche nei nostri titoli. Un anno fa, il 3 marzo 2020, l'annuncio del primo caso positivo riscontrato sull'isola d'Ischia. Ripercorriamo quegli eventi che poi hanno cambiato la storia anche del nostro piccolo scoglio, risultato per nulla immune dalla pandemia che ha poi invaso il mondo. Il servizio. 365 giorni. Un anno intero è passato dal 3 marzo scorso, il giorno del primo caso di positività al coronavirus mai registrato ad Ischia. Dopo l'arrivo al porto di Ischia il 24 febbraio della famosa comitiva di turisti provenienti dalla Lombardia, peraltro in un clima che tutti ricorderanno, servirà una settimana per far emergere una positività ad un tampone molecolare. Un componente del gruppo, classe 1943, è risultato positivo ad un tampone reso necessario dopo che l'uomo aveva manifestato nei giorni precedenti alcuni sintomi sospetti che avevano portato anche al ricovero all'interno dell'ospedale Rizzoli. Nel nosocomio lacchese non esisteva ancora un reparto Covid, perciò il turista venne fatto accomodare all'interno di una stanza al piano terra. Dopo la certificazione della positività, si decide di trasferire il paziente al Cotugno, mentre il resto della comitiva viene rimandato a casa accompagnato dalla protezione civile previo un periodo di quarantena presso l'ex caserma della Cecchignola. Ecco allora entrano in scena l'ambulanza con la barella per il biocontenimento e il personale sanitario con un abbigliamento che a tutti ricorda quello di un palombaro, ma che con il passare dei giorni anche sull'isola d'Ischia avremo imparato a conoscere. Quel giorno anche per Ischia è ufficialmente partita un'emergenza sanitaria che ancora stenta a voler andare via. Tanti altri sono stati i contagi accertati nei mesi successivi, ancor più quelli non accertati, tanti purtroppo anche i morti.
Per quanto sull'isola i numeri al momento non siano preoccupanti, al di là del mare l'epidemia pare vivere un nuovo momento di crescita, che solo con un importante incremento della campagna di vaccinazione potrebbe, nel medio termine, essere contrastato. Purtroppo, oltre all'emergenza sanitaria, dopo oltre un anno di distanza dall'inizio di questo incubo per l'Italia e per l'Europa, si deve fare i conti con una crisi economica senza precedenti, i cui effetti verranno patiti, probabilmente, ancora per molti anni. Una realtà turistica come l'isola d'Ischia, infatti, non può pensare solo a se stessa, ma deve anche sperare che a livello nazionale e internazionale ci sia un'inversione di tendenza che permetta innanzitutto gli spostamenti tra le regioni italiane, poi che in Italia ci sia ancora qualcuno con qualcosa da spendere. E vediamo ora i numeri della pandemia, iniziando da quelli nazionali. 437.421 gli attualmente positivi, con una crescita di 6.425 rispetto a ieri, a fronte di 20.000 nuovi contagi, 14.068 guariti, 347 vittime. Andiamo a vedere il dettaglio degli attualmente positivi. Terapie intensive ancora in aumento, più 84 per un totale di 2.411, più 193 i ricoverati con sintomi, 19.763, in totale invece quelli in isolamento domiciliare sono 415.243. Per quello che riguarda il bollettino regionale, 2.635 i nuovi positivi a fronte di 26.533 test eseguiti. I nuovi guariti sono 628, i deceduti 40, anche se il dato si riferisce a 15 deceduti nelle ultime 48 ore e 25 che sono deceduti in precedenza e registrati solo ieri. Nell'ultimo rapporto, inoltre, dell'unità di crisi della regione Campania sull'epidemia da coronavirus figurano anche 8 nuovi contagi relativi alle isole del Golfo. 5 di questi casi riguardano cittadini residenti a Procida, 1 invece riscontrato a Casamicciola Terme, 1 ad Ischia ed 1 a L'Acquameno. Nessun nuovo positivo invece tra i residenti a Capri. Per quello che riguarda un aggiornamento della campagna di vaccinazione in corso in Italia e nella nostra Campania, alle 19.30 del 3 marzo di oggi, 4.718.726 le vaccinazioni eseguite. Per quello che riguarda la Campania, le dosi consegnate sono state 534.515 e ad oggi sono state vaccinate 427.125 persone. La percentuale sulle dosi consegnate è pari dunque al 79,9%. E l'espansione delle varianti nel contagio da coronavirus sul territorio nazionale, la prevalenza è di quella inglese al 54%, segue al 4% la variante brasiliana presente nel centro Italia e allo 0,4% quella africana, con casi nei territori ai confini con l'Austria, lo afferma il professor Brusaferro, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Sentiamo. Questo risultato oggi ci dice una cosa che in qualche modo avevamo previsto, ovvero sia che la variante inglese oggi ha una prevalenza stimata intorno al 54%. Il concetto di oggi è riferito al 18 febbraio, il che vuol dire che se dovessimo riferirci alla giornata di oggi, il valore è sicuramente più alto. In altri termini, quanto avevamo previsto, in coerenza con quanto sta avvenendo negli altri paesi europei, che nella prima metà di marzo la variante inglese sarebbe stata la variante dominante sostanzialmente nel quadro epidemiologico italiano, con la sua aumentata trasmissibilità. Abbiamo una circolazione, una stima di prevalenza della cosiddetta variante brasiliana, chiamiamola P.1, del 4,3%. Questo 4,3% però non è diffuso in tutto il paese, è diffuso in alcune regioni del centro Italia, che sono l'Umbria, che sono la Toscana, che sono il Lazio, che sono le Marche e poi alcune altre. Ecco, questo dato è particolarmente preoccupante, ma, e questa è la prima notizia che già voi conoscete, perché in realtà queste varianti sono nuove e devono essere stimate sia rispetto all'aumentata trasmissibilità, sia rispetto alla potenzialità di essere, di non garantire la stessa copertura immunitaria.
Ci sono degli studi che stanno emergendo in questo senso, che sembrerebbero indicare anche per queste varianti un'aumentata trasmissibilità e una potenziale capacità di ridurre la protezione dal punto di vista immunitario esistente. Per questo motivo queste varianti sono estremamente importanti da monitorare ed è estremamente importante che su queste varianti poi si adottino le misure più restrittive possibili. E in questo caso, la parte positiva anche in questo caso, le regioni, i presidenti delle giunte regionali, le amministrazioni regionali che hanno avuto questi focolai hanno adottato e stanno adottando tempestivamente le cosiddette zone rosse, cioè misure molto restrittive localizzate che hanno la finalità di contenere la diffusione di queste varianti. C'è poi anche alcuni segnali della variante sudafricana che si stima intorno allo 0,4%. Ci sono alcuni casi in particolare al confine con l'Austria, con il Tirolo, ci sono altri casi segnalati, ma in questo caso sono casi per lo più riconducibili a persone che provengono da quelle aree, quindi facilmente tracciabili. E anche oggi Tele Ischia trasmetterà Panorama Procida, la rubrica che ci dà uno sguardo sul territorio procidano. Oggi si parlerà del Covid-19, è passato infatti un anno dal primo caso Covid in Italia, più o meno. Nella rubrica con ospite il professor Luigi Finelli, un excursus su cosa è cambiato in questo periodo sia nella ricerca che nella consapevolezza dei cittadini per quanto riguarda il Covid. Inoltre, come sempre con il professor Finelli, verrà affrontata la vittoria di Procida come capitale italiana della cultura per il 2022. Ma seguiamo intanto uno stralcio della intervista al professor Finelli. Questa settimana che un po' tutto il mondo ricorda il primo caso di Covid in Italia, ne è passato di tempo, professor Finelli. Grazie innanzitutto Leo di avermi dato questa opportunità di fare una conversazione con voi. È passato un anno dal Covid. Tu mi hai fatto una domanda precisa: cosa è cambiato? A mio personale parere nulla. Chiaramente non intendo nella ricerca scientifica, rispetto alla quale è cambiato tantissimo, e oggi siamo in grado non solo di comprendere che cosa abbiamo di fronte, ma siamo in grado anche di sapere come iniziare a fare un progetto terapeutico, che progetto che non conoscevamo certamente un anno fa, anche perché era una cosa nuova rispetto alla quale nessuno di noi era mai stato a contatto, non avevamo conoscenza di questo virus. Avevamo invece avuto conoscenza di tanti virus nel corso della nostra storia, in particolare della mia, che faccio il medico da oltre 40 anni. Avevo vissuto l'esperienza del colera, avevo vissuto l'esperienza dell'AIDS, la fine dell'esperienza della tubercolosi. Quindi voglio dire, in qualche modo ero abbastanza addentro a quello che è la situazione epidemiologica all'interno di una società. Ma nessuno poteva immaginare di trovarsi di fronte a una pandemia di questo genere, cioè a una situazione completamente diversa dalle altre: l'isolamento delle persone, stare chiuso in una casa, perdere i rapporti sociali, e tutti, psichiatri, psicologi e quant'altro, avevano immaginato che dopo questa pandemia la coscienza del popolo, della cittadinanza, avesse avuto una ritrovata necessità di valutare bene tutto il proprio percorso. A mio parere questo non è capitato, per questo lo dimostra, diciamo, anche quello che accade nel momento in cui si lascia libera la cittadinanza di poter andare sul lungomare, cioè vuol dire che non si è acquisita di fatto una coscienza che ci troviamo di fronte ad una situazione, a una condizione che ha le sue problematiche e ha anche delle sue situazioni gravi, come appunto i morti che si verificano ogni giorno. Quindi oggi che cosa succede? Oggi, a distanza di un anno e più, diciamo, dall'inizio, perché secondo me la pandemia è cominciata nel 2019, non nel 2020, ci troviamo di fronte ad una situazione che abbiamo affrontato in parte, ma non siamo stati capaci di affrontare in modo completo. E si sono tenuti ieri a Sorrento gli Stati Generali del Turismo 2020, al tavolo di confronto personalità di spicco del settore ed anche la prima
apparizione del ministro del turismo Garavaglia. Il sindaco di Sorrento Massimo Coppola ha dichiarato obiettivo principale rilanciare al più presto il settore, non solo per le aziende ma per tutti i lavoratori di questo settore. Questo sarà possibile solo se l'emergenza sanitaria sarà sotto controllo. Proprio per questo abbiamo chiesto al governo nazionale di accelerare con le vaccinazioni. Sentiamo. Sindaco, agli stati generali del turismo qui a Sorrento, una perla della regione Campania, qual è il vostro obiettivo? Il nostro obiettivo è quello di rilanciare il comparto, un comparto che soffre ovviamente una crisi di livello globale, ma oggi a Sorrento abbiamo voluto lanciare un messaggio di ripartenza. Siamo la storia del turismo a livello non solo nazionale ma a livello mondiale, da qui abbiamo scelto di ripartire. Ripartire con gli stati generali vuol dire ripartire ascoltando le categorie, ascoltando tutti gli attori del comparto, programmando insieme la ripartenza attraverso la promozione del territorio, attraverso la valorizzazione dell'enorme patrimonio artistico e culturale, delle nostre bellezze naturalistiche. E siamo orgogliosi di aver ospitato la prima uscita del ministro, la prima uscita ufficiale di Massimo Garavaglia come ministro del turismo. E questo è un risultato, senz'altro, per la nostra città. Una città che vive di turismo, siamo baricentrici all'interno del Golfo di Napoli, tra le isole del nostro arcipelago, tra la nostra penisola sorrentina, la costiera amalfitana, Pompei, siamo il centro di questo mondo che è sempre stato un punto di riferimento a livello mondiale e vogliamo che non appena le condizioni sanitarie lo consentiranno e ci auguriamo al più presto e abbiamo colto l'occasione anche per sollecitare il governo nazionale su un'accelerazione delle vaccinazioni, ripartiremo laddove avevamo interrotto qualche mese fa e ripartiremo ancora più forti e consapevoli di prima. Sindaco, secondo lei ci sono margini per una stagione turistica migliore di quella che è stata nel 2020? Sicuramente, perché nel 2020 la stagione turistica è terminata bruscamente a metà settembre, quest'anno siamo sicuri che con la campagna vaccinale arrivata a buon punto in quel periodo potremmo fare un buon autunno, quindi potremmo prolungare la stagione turistica e farne un unicum fino a Natale. La Giunta regionale della Campania ha approvato il programma di partecipazione alle fiere nazionali e internazionali del turismo per l'anno 2021 che dovrà attuare in collaborazione con Union Camere Campania. Le fiere del turismo promuoveranno prodotti e servizi sul mercato interno ed estero attraverso il contatto diretto tra gli operatori del turismo in vista di una futura ripresa dei flussi internazionali a seguito delle campagne vaccinali. In questa situazione di grande incertezza è importante che la destinazione Campania sia ben posizionata nella comunicazione di settore. L'assessore alla semplificazione amministrativa e al turismo, Felice Casucci, ha dichiarato che gli operatori campani, particolarmente danneggiati dall'emergenza pandemica, verranno coinvolti nei nuovi modelli di governance e parteciperanno con pieno senso di responsabilità alle iniziative da assumere per garantire loro benefici tangibili sulla ripartenza per un turismo esperienziale di alta qualità. In occasione del World Obesity Day, durante il webinar dal titolo SICOB con voi contro l'obesità che si terrà domani giovedì 4 marzo alle 12.30, la Società Italiana della Chirurgia e dell'Obesità e delle Malattie Metaboliche lancerà una petizione al Ministero della Salute per includere la cura dell'obesità nei livelli essenziali di assistenza, fornirà i dettagli per accedere facilmente ai centri SICOB e metterà a disposizione del pubblico le pagine dedicate alla cura dell'obesità e al ruolo della chirurgia. Il 4 marzo, durante il nostro webinar, metteremo a disposizione del pubblico le nostre pagine, chiederemo a raccolta le associazioni dei malati perché si costituisca una grande comunità capace di accoglierli e di accompagnarli nei processi di cura. Così Diego Foschi, il presidente della Società Italiana della Chirurgia dell'Obesità e delle Malattie Metaboliche. In occasione della Festa della Donna 2021, Federfiori Confcommercio Campania promuove la campagna di solidarietà
un raggio di sole per donne mai più sole, un pensiero per le persone anziane ricoverate nelle residenze sanitarie del territorio, sempre più colpite ed isolate dall'emergenza sanitaria. Domenica mattina 7 marzo, gerbere gialle, quale simbolo di luce, traguardo e gioia, saranno donate da parte dei fioristi campani che hanno aderito alle signore anziane ospiti nelle strutture in assoluta sicurezza. E parliamo adesso del Museo Archeologico Virtuale, sabato 6 alle 18, per poi proseguire domenica 7 marzo alle 18, doppio appuntamento con la cultura alla scoperta di Pompei ed Ercolano e della grande bellezza del Golfo di Napoli. Dopo il successo virtuale delle ultime domeniche, che conferma la gran voglia di cultura dei tanti partecipanti ai virtual tour alla scoperta di una storia dimenticata, quella dell'archeologia vesuviana continua nel segno dell'inclusione e della grande partecipazione, seppur virtuale, la nuova stagione del MAV, il Museo Archeologico Virtuale della città di Ercolano, un cammino di promozione che dopo l'ennesima chiusura dei musei a causa della pandemia prosegue grazie ai suoi virtual tour nell'archeologia che consentono una completa fruizione dell'offerta museale, godendo appieno della magia tecnologica della nuova versione MAV 5.0 in virtual multi reality. Ed ora spazio alle previsioni del tempo. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. E siamo arrivati dunque in fondo al nostro telegiornale, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata, mi raccomando, questa sera c'è la rubrica Panorama Procida, un focus dedicato all'isola di Arturo. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.